la cena, dicevo chi porta cosa, in modo che ci organizziamo, che non ci abbiamo tipo tutto salato, tutto dolce. Ok, allora io le polpette, Nicola deve fare le bibite, ha detto bibite, Carolina pulisce, cioè mette proprio apposta, anzi mo io lo dico, Debora che quella non si mangia niente, vegetariana, che gli posso fare, che ci sta di vegetariano senza lattosio, il pane, ok, il pane, Debora mangia il pane, Mitch fa la lasagna, quella senza lattosio, me lo devo segnare pure qua nella lista le cose da fare. Marco e brownies ovviamente. E Kevin, ah no, Kevin porta tipo 6-7 bottiglie di vino. Oh, salve, scusate, ero nel vivo di qualche preparativo per la cena natalizia, ma arrivo subito da voi, avete ragione, vi ho lasciato senza le idee regalo lifestyle, questa cosa non si può fare, arrivo subito. Ciao ladies, siamo qui per l'ultima puntata, mi viene quasi da piangere, delle idee regalo lifestyle vuol dire un po' tutto, un po' nulla, quindi ci ho buttato tutto quello che praticamente non rientrava nel beauty e nella moda, che comunque rido da sola quando faccio questi video perché mi faccio ridere, me la prendo a bene, a me queste intro un po' simpatichelle mi piace farle, mi divertono un sacco e si vede perché c'ho la ridarella. Quindi adesso iniziamo subito con le idee regalo lifestyle per questo Natale 2016. Non sapete cosa fare alle vostre mamme, suocere, nonne, nonni, fratelli, sorelle, Italia chiamò? Come partire se non con La La Lab? Lo so che qualcuno di voi mi dirà, ma se io ordino adesso La La Lab mi arriva in tempo? E la mia risposta è, non lo so, perché potreste avere fortuna e potrebbe arrivare in tempo, oppure potrebbe arrivare dopo. Tornando seri, anzi iniziando ad esserlo, quello che faccio io quando un regalo non arriva in tempo, soprattutto se è per la mia famiglia, ma anche per i miei amici, nel senso le persone a cui faccio io dei regali di Natale sono persone con le quali ho un rapporto, faccio un buono scritto da me, con scritto ad esempio buono per una sorpresa che arriverà a gennaio, se non voglio svelare qual è il regalo, oppure semplicemente gli dico anche perché cosa è, quindi buono per un biglietto al cinema, buono per una cena da X, buono per un calendario di La La Lab, perché secondo me tra tutte le proposte di La La Lab, ovviamente La La Lab fa quadri, fa foto, vi faccio vedere, questo qui ad esempio è uno dei pacchetti che ho ordinato l'anno scorso perché c'è scritto Merry Christmas and Happy New Year, ho ordinato tantissime foto nel corso di quest'anno e sono fatte tante così, ovvero Polaroid, sotto potete anche fare una scritta, potete anche non farla, adesso sono uscite, upsì, quelle con il riquadro colorato, quindi potete farne veramente tantissime di tutti i tipi, anche senza, vediamo se ne ho qualcuna, ad esempio questa qui l'ho fatta con scritto Ambition, semplicemente quadrata, io poi queste qui le attacco un po' in giro per la stanza e sulla mia bacheca che è un po' un inspiration board. La La Lab è principalmente un'app più che un sito, ha anche il sito dove potete acquistare, ma l'app è una bomba. Ho un codice sconto, ma lo conoscete perché tantissime di voi e tantissimi di voi l'hanno già utilizzato, dopo che avete fatto il vostro primo ordine e il codice sconto potete usarlo soltanto sul primo ordine, La La Lab vi dà un codice vostro che quindi quando voi date a qualche amico o qualsiasi persona che poi lo vado ad utilizzare, vi arriva un buono da spendere di 5 euro. Non so se poi nel corso del tempo cambierà questa cosa, ma finché c'è approfittiamone. La cosa più bella che ho ordinato e ancora mi deve arrivare è questo qui, che è il calendario. Si chiama 366 perché l'anno scorso era bisestile. La prima pagina la fate voi con 4 foto tra le 12 che prendete ad inserire nel calendario. Lo create semplicemente dalle foto che avete nel rullino, è comoda l'app, molto più del sito, per questo vi consiglio l'applicazione, e poi ha la foto che avete scelto per ogni mese, questa ad esempio l'avevo scelta per gennaio, egocentrismo, e questo è il mese, poi c'era febbraio con il mio bunny, poi ad esempio marzo con Giorgio e Deborah, bello vedere che certe cose non sono cambiate. Comunque, non vedo l'ora di farvi vedere poi il calendario quando sarà arrivato, sicuramente nei vlogmas, vi lascio qui sopra il canale dei vlog dove sto caricando un video al giorno per tutto il mese di dicembre. Non mi soffermo ancora di più sulla La Lab perché è un servizio che conoscete quasi tutti ormai e se non lo conoscete andate sul vostro store delle applicazioni, scaricate La La Lab e entrate in un mondo di... perché poi fa anche custodie per il telefono, io non sono una grandissima fan perché sono molto dure, però a livello di qualità anche quelle bellissime, fa quadri in tela, fa board grandissime, io ne ho una appesa lì con un sacco di foto,
fa stampe su alluminio anche adesso, veramente veramente un ottimo servizio, fa delle box, fa degli album fotografici, tutto quello che riguarda le foto, calamite, quindi date assolutamente un'occhiata sulla Lalab. Seconda idea regalo lifestyle sono i libri. I libri sono sempre un regalo molto pensato. Io credo che per regalare un libro bisogna un minimo conoscere la persona, conoscere magari qualche autore che piace a quella persona leggere, sapere quali libri già ha e se è una persona che li mangia. Praticamente i libri non è sempre una cosa facile, regalare un libro nuovo. Non ho deciso di proporvi tanti libri specifici perché appunto voi sapete, entrando in una libreria, cosa prendere alla persona alla quale state facendo un regalo, perché è una cosa super personale. Quindi ho cercato di proporvi un libro che non è personale, ma se sapete che a una vostra amica, a una vostra zia, a una vostra collega anche di lavoro piace il mondo del make-up e magari anche un po' ciompetta, come direbbe Clio, questo qui secondo me è un regalo molto 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 carino e azzeccato. Si chiama Make-up e altri disastri di Elena Triolo, o Triolo, non voglio sbagliare il cognome, quindi lo dico in tutti e due i modi. È stato realizzato in collaborazione sia con Neve Cosmetics che con Clio Makeup stessa. È un libro praticamente illustrato, quindi appunto non richiede grandi letture, ma è veramente super simpatico, divertente, con tantissime tantissime illustrazioni nel mondo del makeup. La cosa carina è che se conoscete Neve Cosmetics e i loro prodotti li ritroverete all'interno del libro. E poi ci sono tantissime tantissime battute sul mondo del makeup, del beauty. È veramente un libro troppo simpatico, io l'ho letto e l'ho visto tutto perché sono praticamente tutti fumetti e illustrazioni ed è veramente veramente carino. Tutto quello che avreste voluto fare con il makeup e non avete osato non fare, quindi praticamente tutti gli errori, gli sbagli e le cose che ci fanno morire da ridere. Questa è una delle più famose, che è girata poi sul web tantissimo, ovvero la quantità di correttore da applicare al mattino è inversamente proporzionale alla quantità di ore di sonno, e ci sta tutto il grafico, è veramente geniale, mi piace tantissimo. Passiamo a lei, l'azienda che in quest'anno è entrata nei cuori e ha fatto uscire soldi dalle tasche di molti e molte di noi. È arrivato Mr. Wonderful così, dalla cugina Spagna, e ci ha letteralmente rapito perché propone dei prodotti. Innanzitutto ha una gamma vastissima di prodotti, da tazze, calendari, agende per le quali è diventato famosissimo questo brand, candele, ombrelli, veramente di tutto, curato nei dettagli, grafiche bellissime, scritte molto particolari. Trovate i prodotti sia in inglese che in spagnolo che in italiano, non so se anche in francese, sarebbe bello prendere qualcosa in francese, molto... Io ho soltanto una cosina di Mr. Wonderful per ora, che presi poi tra l'altro in Sicilia, quindi Mr. Wonderful potete trovarlo sia online, ma potete trovare anche dei rivenditori fisici, sicuramente sotto il periodo natalizio è molto meglio. Se siete 10 reale, voi avete Fontanesca che lo rivende. Questo qui l'ho pagato poco, tipo 9 euro, è praticamente un blocco, un block notice di organizzazione. Questo lo avvicino così lo vedete per bene, se volete mettete magari un attimo il video in pausa e guardate che carino. Mi trovo molto molto bene, si chiama precisamente Activity Planner for your day-to-day life. Però non c'è soltanto questo di organizzatori. Sono sicura che tanti di voi già conoscevano questa azienda, ma se non la conoscevate e non vi eravate mai imbattuti nei loro prodotti, allora sarò contentissima di avervela fatta scoprire. Condividere con voi, soprattutto con le ladies che come me adorano essere organizzate, fare liste, scrivere, avere tutto sotto controllo, proprio carta nero su bianco. Passiamo adesso ad un prodotto che vi ho fatto vedere anche l'anno scorso nelle idee regalo appunto dell'altro anno. È un regalo che io ogni volta che lo guardo penso a una mamma, una suocera. Lo vedo infatti un regalo molto completo, è da un lato lifestyle e dall'altro fashion. Vi parlo delle Jewel Candle, loro me le hanno inviate, però non è una collaborazione sponsorizzata, anzi me l'hanno dato una in più da regalarvi. Quindi questa è quella che ho provato io, vedete che l'ho bruciata abbastanza, se mi seguite sul canale dei vlog l'avete anche vista. È la Toffee Delight ed ha un odore di caramello pazzesco. Le Jewel Candle sono delle candele che, oltre a profumare tantissimo le stanze e gli ambienti, vi giuro veramente un sacco, hanno anche all'interno una sorpresa. Vi svelo finalmente cosa conteneva questa Jewel Candle. C'era questo pendente, questo cuoricino in argento, veramente veramente carino. Dentro trovate appunto ciondoli, quindi pendenti, orecchini o bracciali o anelli. I bracciali si sono aggiunti da poco. Vi faccio vedere la candela che potrete vincere, eccola qui. La profumazione è la Maple
syrup con la foglia d'acero qui davanti, tutta rosa, è veramente veramente troppo carina, e sa appunto di sciroppo d'acero. Questa qui non l'ho aperta perché è per voi. Vedete che praticamente qui dietro c'è una carta stagnola, qui dentro ci sarà poi dentro all'interno il gioiello. Voi andate a sciogliere tutta quanta la parte iniziale di cera, quindi andate ad utilizzare la candela normalmente. Poi andate a prendere magari con delle pinze questa parte di carta stagnola. Dopo 2 minuti la cera già è dura ed è fredda, quindi potete tranquillamente toccarla, aprire la carta stagnola e scoprire cosa avete trovato all'interno, quale gioiello. Un gioiello che può arrivare fino a un tot di oltre 100 euro, insomma veramente veramente valido. Però la candela non costa assolutamente così tanto, costa molto di meno. In più mi hanno dato anche un codice sconto oltre al giveaway, quindi veramente li volevo ringraziare. Vi lascio anche quello qui in questo momento e poi sotto nell'info box con anche il link per andare al sito a vedere tutto quanto, perché hanno anche introdotto delle bombe da bagno con all'interno il gioiello e degli oli da massaggio. Per vincere questa jewel candle cosa bisogna fare? Bisogna andare sul mio Instagram, che vi lascio qui in questo momento. Troverete la foto di me con questa jewel candle, una coppia molto carina, e quello che dovrete fare è semplicemente seguire su Instagram me e jewel candle, ripostare la foto sul vostro profilo Instagram lasciando un commento sotto invece al post originale, quindi la foto che ho postato io, per farmi sapere che l'avete postata anche voi, e taggare due amiche e invitarle a partecipare. Magari taggate tipo mamma e nonna, così poi se vogliono partecipare anche loro la candela ve la beccate comunque voi. Cose importanti da mettere seriamente. Se non mi seguite sul canale dei vlog, innanzitutto you are not a true lady. Se mi seguite sul canale dei vlog saprete che collaboro ogni mese con The Gusta Box. The Gusta Box cos'è? Innanzitutto è una box gigante. È un servizio italiano, quindi vi arrivano a casa prodotti italiani o che comunque potete trovare in supermercati italiani. Inoltre vi arrivano molte novità a casa prima che arrivino sul mercato, oppure nel momento stesso in cui arrivano nel supermercato, delle cose esclusive poi sempre pensate mese per mese. C'era la box di praticamente fine novembre che conteneva tutte cose natalizie che quindi potevate poi utilizzare per una cena, un pranzo, insomma è veramente un bellissimo servizio. La cosa carina che vi volevo proporre come idea regalo lifestyle è che loro hanno nel sito, e purtroppo il mio codice The Gusta Box non è valido per quella sezione, io ho un codice che se volete vi lascio giù nell'info box, però è per voi, è per l'abbonamento normale se così vogliamo. Hanno anche un'altra sezione che si chiama regala una The Gusta Box, che secondo me è una cosa molto originale, molto carina, diversa dal solito. Ovviamente in quel caso dovreste dare alla persona magari un buono, ad esempio sta per arrivarti una The Gusta Box e loro dicono ma che cos'è, e magari li potete anche lasciare così nei loro dubbi. Ultima idea lifestyle riguarda l'home decor. Sicuramente tutto quello che è home decor può essere regalato a Natale, ci sono poi tantissimi nuovi prodotti che escono proprio in edizione natalizia, quindi soprattutto oro argento, oro rosato. Io trovo i prodotti di home decor più carini da Maison du Monde. Tra tutti quanti Maison du Monde propone gli accessori per la casa, mi piace definirli così, più belli, pensati, confezionati veramente in materiale e colori di tendenza e che si adattano a qualsiasi casa, a qualsiasi stile, a qualsiasi salone, cucina, c'è di tutto veramente da Maison du Monde. Ho trovato dei set veramente bellissimi, bellissimi. Io sono innamorata anche delle loro tovagliette, semplicemente, se volete fare proprio, sapete, quei regali low cost pensierini, ma anche prodotti più pensati, quindi ci sono dei cuscini per la casa, dei plaid bellissimi, delle tazze, delle candele, delle proprio oggettistiche, quindi cose da appendere al muro, quadretti, specchi. Ha dei set bellissimi di tazzine da caffè, anche quello lì idea regalo molto bella, molto pensata per qualcuno che beve spesso il caffè o che magari quando andate a trovare a casa sua fate spesso il caffè, quindi sapete che gli piace, che lo fa. Fatevi un giro sullo store online se non avete un negozio fisico vicino a voi, insomma. L'ultima idea regalo mi è venuta proprio vedendo i prodotti di Maison du Monde. Vendono un barattolo molto grande con delle scritte carinissime, sempre stile natalizio, oro rosato, eccetera eccetera, non mi dilungo ancora. Ho visto molto anche su Pinterest questi praticamente barattoloni dove voi dentro andate a mettere gli ingredienti giusti per una torta, per dei brownies, per dei biscotti, senza ovviamente le parti liquide. Quindi mettete ad esempio 200 g di farina, 100 di cacao, un tot di zucchero magari di canna, così anche più carino e colorato, un tot di gocce di cioccolato, chiudete con un nastrino intorno al coperchio, andate a scrivere la ricetta, ovvero quello che avete messo all'interno e quello che va aggiunto, quindi magari che ne so 100 ml di latte. Quindi la persona semplicemente svuoterà il barattolo che poi si tiene
in una ciotola, comincerò a fare i biscotti, le torte, qualsiasi cosa voi abbiate preparato, e quindi è una cosa secondo me molto molto carina, low cost, perché alla fine sono praticamente molto spesso anche delle cose che, dei prodotti che avete già in casa, quindi alimentari, dovete soltanto prendere il barattolo. È super pensata, super apprezzata dagli altri, secondo me, dalle persone che riceveranno questa cosa, perché è fatta con le vostre mani, avete pensato voi ad una ricetta, avete fatto voi gli strati, perché poi il barattolo è anche carino da vedere, tutto così riempito. È semplicissimo, si può fare veramente il 24 per il 25, quindi non avete scuse. Bene, quindi le mie idee regalo lifestyle sono finite, io spero che vi sia piaciuta questa serie. Se vi siete persi gli altri due video di idee regalo beauty e fashion, ve le lascio qui sopra, ci sono sempre codici sconto, in questo caso c'è un giveaway, non dimenticatevi di partecipare per vincere la candela della Jewel Candle. Io vi mando un bacio grandissimo, vi aspetto su Instagram, Facebook, Twitter e ovviamente lunedì con un nuovo video a tema beauty. Bye! Mi dispiace molto che questa serie sia finita già, cioè, perché comunque è finito Natale.